Però puoi dirci qualche cosa a questo riguardo? Come si fa a ricominciare? Sì, ricominciare quando la vita ha una débâcle, quando è una sconfitta, quando hai un percorso di vita che a un certo punto è andato a male, quando hai un lutto, quando hai un dolore che ti paralizza la vita. Qui diciamolo chiaro, quando succedono queste cose, incomincia uno stato di riflessione, di pensiero su di sé. La riflessione, io non sono tanto favorevole alle riflessioni, alle meditazioni, ai mindfulness, come si dice oggi. Quanto ne invento gli psicologi, madonna. No, non sono favorevole a queste cose. Riflettere vuol dire ripiegarsi su se stessi. Sei già ripiegato dal dolore, sei già ripiegato dal fallimento, non è il caso che ti ripieghi ulteriormente. Perché l'unica salvezza consiste nell'azione. Devi agire. Devi agire. Noi, quando uno mi chiede il senso della vita, il senso della vita consiste nelle cose che hai fatto, o che sei in grado di fare. Non c'è un altro senso al di là del tuo fare. È l'agire che ti dice quello che sei. L'artigiano sa di essere un bravo artigiano se le cose che fa, il prodotto delle sue azioni, gli ritornano come riconoscimento. È l'azione. Quando ho chiamato prima i giovani di quel libro, nichilisti attivi, agiscono. Questa è la differenza di nichilisti passivi, che dicono, beh, tanto il futuro non c'è, e quindi droghiamoci, beviamo, eccetera. Loro dicono, tanto il futuro è nostro, per ragioni biologiche, perché finalmente moriremo noi, no? Lasciare spazio a questi ragazzi. Anche questa cosa qui che abbiamo creato tra le generazioni, ragazzi, contro natura. Perché almeno quando morivano i padri, la ricchezza dei padri finiva ai figli e c'era un ricambio organico. Adesso bisogna aspettare che muoiono i nonni quando non i bisnonni. Merito della medicina che ha allungato la vecchiaia, chiamandola allungato la vita. Quale vita? Per assistere al decadimento radicale del proprio corpo fino all'ultima fibra che si muove ancora, ma un po' di dignità. Altro discorso. Ma veramente anch'io sono sopravvissuto, mi faccio schifo a quest'età. E comunque i nichilisti attivi sono quelli che agiscono, il futuro è nostro, ci spetta biologicamente, quindi mi do da fare, come? Ah, ma vado a fare anche il gelataio per 3 euro all'ora, vado a fare anche il magazziniere per 4 euro all'ora, intanto facendo questo non guadagnerò per niente, ma intanto mi rendo conto di cosa vuol dire. Cosa vuol dire fare il gelataio sotto padrone, cosa vuol dire fare il magazziniere in termini di efficienza, cosa vuol dire fare il fare. Devi agire. Se stai fermo e speri, no, perché solo facendo ti acquisti il futuro. Mi ricorderò sempre Agnelli, che non è un mito per me, però una cosa buona l'aveva fatta, che a uno dei suoi figli l'aveva mandato a lavorare là dove si facevano le lambrette, lo so perché io abito a Lambrate a Milano, e allora a Lambrate c'erano le lambrette. E lì così doveva, nella piaggia, a imparare a fare l'operaio. Cioè muoviti, muoviti, agisci. Perché se non agisci e aspetti, il futuro non ti viene incontro, il futuro te lo devi prendere. E l'azione incomincia subito, immettendosi subito in canale del fare. Ecco, loro avevano il coraggio. Prima, i giovani di oggi, i miei cristi attivi hanno queste caratteristiche. Sono molto ironici, perché l'azione ti tira su di morale, l'azione ti dà l'idea di fare qualcosa, invece di alzarti in un letto e trovare la colazione preparata dalla mamma. È un altro spirito. Molto ironici. Sono anche forse quelli più intelligenti, perché per scrivere una rivista femminile, loro scrivevano Addio la Repubblica delle Donne, che è una rivista semi-pornografica, dove però c'è quell'ultima pagina, difficile, abbastanza difficile. E loro per impegnarsi a scrivere una rubrica difficile hanno saputo scrivere. E qui vi devo dire che loro scrivevano meglio dei loro professori. E quando mi scrivevano i professori, bastivano tanti con gli errori di grammatica e di sintassi, che la metà bastavano. Un po' li correggevo, un po' li lasciavo a titolo di esempio di come funzionava la loro scrittura. Allora, sono quindi più intelligente, quindi non sono un test. Non è la condizione giovanile oggi. I nichilisti attivi saranno il 10% dei giovani di oggi, che non hanno paura, che si muovono, che hanno anche il coraggio di andare a fare gli operai all'estero, non gli studenti. Capito? Perché da lì si può ripartire. Ecco, questi sono i nichilisti attivi.
Ce n'era uno che diceva: io sono un pittore, coi miei quadri guadagno da vivere anche bene perché faccio delle mostre e me li comprano i quadri, però che cosa succede? Non posso tollerare che mio padre e mia madre, che mi hanno cresciuto fino adesso, la loro fabbrichetta va malissimo e non voglio che chiudano la loro vita nella desolazione di un fallimento. Quindi sono promossi di un sentimento di riconoscenza. Questo sentimento di riconoscenza non viene represso, non viene nascosto, non viene messo da parte. Quindi io per 3 anni mi occuperò della loro fabbrica. Se ci riesco a rimetterli in sesto, bene. Se non riesco, riprenderò a fare il pittore, però ci ho provato. Ecco, questi sono i nichilisti attivi, che non negano di essere in una dimensione nichilista. Non si illudono che il futuro porti qualcosa, ma sono certi che il futuro va preso e va afferrato con le loro forze, con la loro attività. Leggete, cioè, questa è bella da leggere, c'è per esempio una che mi scrive dal call center, dice: io sono una scimmia maestrata, dice, non ho neanche il tempo di... Perché dovete sapere che nel call center, quando vi telefono, non siate volgari, non mandatele a qual diavolo, se riuscite a fargli superare i 30 secondi, loro guadagnano 2 centesimi. Se invece sono meno di 30 secondi non guadagnano niente. Se li insultate, buttate sul telefono, non gli fate guadagnare niente. Quindi aspettate che passi mezzo secondo, 30 secondi, poi gli dite che la cosa non vi interessa, fatelo gentilmente, perché è una vita infernale. Se leggete quella lettera è interessantissima. Conclusione, verrebbe da dire: ma allora mandami al diavolo i tuoi padroni, il tuo sistema. Dice: no, perché attraverso questo sistema io so le condizioni del lavoro e a partire da qua io posso muovermi, non stando nel letto e sognando il mio ideale.